Acciapagatti d'estate non ci si annoia mai, soprattutto da quando la pandemia ha allentato la sua morsa. L'ufficio politiche e sociali del comune, coordinato dal vice sindaco Annalisa Palozzo, è tornato ad allestire un ricco carnet di iniziative per l'intera comunità. Dalla serata danzante di domani a Borgo San Martino, alla festa dello sport in piazza di domenica, alla proiezione del documentario con le testimonianze degli over 90 sulla storia di Cepagatti, fissata al 9 agosto. E poi le colonie estive, anche per gli over 65 a Lido Oriente, ma soprattutto per i bambini dai 6 agli 11 anni allo stabilimento Medusa di Pescara, grazie alla collaborazione con l'associazione The Little Prince. Comune quest'anno di Cepagatti nello specifico ha deciso di affidarsi a noi. Insomma, d'estate non proponiamo solo la vigilanza, ma dei progetti importanti, come ad esempio inseriamo nei campus il SAP, il surf, inseriamo laboratori di musical, e tanto altro ancora. Soprattutto sono progetti importanti perché noi siamo tutte insegnanti e quindi poi d'inverno lavoriamo nelle scuole. Abbiamo anche svolto un campus nel parco di Villanova insieme ad un'altra cooperativa, la cooperativa Socialmente, con i bambini della scuola dell'infanzia. Quello con i bimbi della scuola dell'infanzia è stato un campus sperimentale perché siamo partiti per la prima volta quest'anno. C'è molta richiesta da parte della comunità di questo tipo di attività. Sì, assolutamente, c'è molta voglia di stare insieme, di socializzare, di incontrarsi e noi dobbiamo, diciamo, rispondere a questa voglia di socializzare perché è importante anche per il comune mantenere vivo questo tessuto sociale. Proprio da questo dipende la qualità della vita, dell'ambiente e della città in cui uno appunto vive.